Prima di pregare vorrei leggere alcuni versetti del Salmo 33. Salmo 33. Giubilate o giusti nel Signore. La lode si addice agli uomini retti. Celebrate il Signore con la cetra. Salmeggiate a Lui con il salterio a dieci corde. Cantategli un cantico nuovo. Suonate maestrevolmente con gioia. Poiché la parola del Signore è retta e tutta l'opera sua è fatta con fedeltà. Egli ama la giustizia e l'equità. La terra è piena della benevolenza del Signore. I cieli furono fatti dalla parola del Signore e tutto il loro esercito dal soffio della sua bocca. Egli raccolse le acque del mare come in un mucchio. Egli ammassò gli abissi in serbatoi. Tutta la terra tema il Signore abbiano timore tutti gli abitanti del mondo. Poiché Egli parlò, e la cosa fu, egli comandò, e la cosa sorse. Fin qui. Alziamoci in piedi e preghiamo. Padre Celeste, con il cuore e il capochini. Veniamo alla tua presenza. Veniamo sotto la copertura del sangue dell'agnello. E ti ringraziamo per la riconciliazione, la redenzione, il perdono, la purificazione e la santificazione. Per la vita eterna per la piena salvezza in Gesù Cristo nostro Signore. Dio fedele, che questa riunione sia una riunione di consacrazione, che possiamo sentire la tua presenza, riconoscere la tua volontà, comprendere la tua parola, rivelata dal tuo santo spirito prende tutto ciò che disturba toglilo fuori da me toglilo da me e da noi tutti che sia solamente il tuo spirito a parlare e che la tua parola sia una lampada al nostro piede e una luce sul nostro sentiero Fedele Signore, vogliamo che tu ci parli in questa riunione e lascia che ci sediamo ai tuoi piedi. Signore, dacci l'atteggiamento come se fossimo seduti sul Monte degli Ulivi e potessimo vederti, ascoltarti. E guardare il tuo volto. Signore, anche se non ti vediamo in carne e ossa, tu sei davanti ai nostri occhi come lo stesso ieri, oggi e in eterno. Dacci questo atteggiamento, poi tu raggiungerai il tuo scopo. E noi saremo benedetti. Ti chiediamo ora la guida del tuo Santo Spirito. Sì con noi. Nel nome Santo di Gesù. Amen. Ringraziamo il Signore per il privilegio di poter credere. E sono convinto che siamo condotti da una fede generica a una fede perfetta. Dopotutto siamo stati condotti da una proclamazione generale alla proclamazione perfetta della parola. E se giudichiamo correttamente il nostro sviluppo spirituale, allora Dio si sta muovendo con noi in modo mirato verso ciò che ha pianificato per la perfezione della sua Chiesa e che gli porterà a compimento. Vorrei sottolineare ancora un versetto del Salmo 33 e poi andare nel primo libro del re capitolo 17 quello sarà il nostro punto di partenza per questo pomeriggio salmo 33 versetto 4 poiché la parola del signore è retta e tutta l'opera sua è fatta con fedeltà Primo libro dei re, capitolo 17, l'ultimo versetto. Primo libro dei re, capitolo 17, l'ultimo versetto. Allora la donna disse a Elia: Ora riconosco che tu sei un uomo di Dio. è che la parola del Signore che è nella tua bocca è verità. Forse questo versetto non ci dice molto al momento, ma vedremo tra poco che avrà molto, molto da dirci. Qui vengono fatte due affermazioni. La prima, ora riconosco che tu sei un uomo di Dio. Molti possono affermare di essere un uomo di Dio, alcuni addirittura come un grande uomo di Dio altri come uno speciale uomo di Dio, il terzo o il quarto come umile uomo di Dio. Una pretesa e una pretesa giustificata sono due cose diverse. Elia non ha solamente affermato di essere un uomo di Dio, ma lui era un uomo di Dio non solo affermava di portare la parola di Dio, ma la parola del Signore rimase verità nella sua bocca. E voglio che questo pomeriggio lo comprendiamo, perché mi è stato messo sul mio cuore da Dio di fare questo paragone. Dobbiamo renderci conto che la Bibbia è la parola di Dio. Allo stesso tempo, ci rendiamo conto che la stessa Bibbia viene letta in tutte le chiese e in tutte le chiese libere del mondo in in nella Chiesa romana, in quella greco-ortodossa, in quella copta, in tutte le chiese protestanti e poi in tutte le chiese libere, fino all'ultimo movimento, tutti leggono la stessa parola di Dio. L'unica domanda è se la parola di Dio è ancora la verità nella bocca dei rappresentanti di tutte queste denominazioni cristiane. Non ho bisogno di farvi una lezione su questo oggi, che la parola di Dio è la verità. E su questo siamo tutti d'accordo. Ma la questione è se la parola di Dio è rimasta la verità sulla bocca di tutti coloro che la proclamano. È di questo che si tratta oggi. Non se qualcuno arriva e dice io predico la parola di Dio e l'altro dice sì anch'io, ho letto il Salmo 23, sì anch'io. Non è questo il punto. Viviamo in un tempo troppo serio per ignorare queste cose. In primo luogo, Elia era un uomo chiamato da Dio, un uomo che ha ascoltato la voce del Signore, che non ha parlato finché Dio non ha parlato e non ha fatto nulla. Finché non è stato istruito a farlo, la parola del Signore rimaneva verità nella sua bocca. Era la verità. Sapete bene che quando il Signore Dio parlò nel giardino dell'Eden, il nemico prese la parola di Dio. E nella misura in cui questa parola era nella bocca del nemico, non rimaneva più verità. È stata capovolta. C'era ancora abbastanza parola di Dio. Ma la verità originale espressa in queste parole era andata perduta. La gente aveva la lettera e non più l'illuminazione dello Spirito Santo. Non vogliamo giudicare. Questo sia lontano da noi come l'Oriente dall'Occidente. Ma vogliamo anche renderci conto che tutte le mescolanze devono finire. E che anche noi, per la grazia di Dio, possiamo riconoscere e dire come quella donna a suo tempo disse a Elia, sì, ora so che tu sei un uomo di Dio e che la parola del Signore nella tua bocca è verità. Dato che si tratta di Elia, vorrei porvi una domanda. Nel penultimo versetto dell'Antico Testamento, alla fine del profeta Malachia, è scritto, Ecco, io vi mando Elia il profeta. Prima che venga... Il giorno grande e terribile del Signore. Con questo viene data la promessa. La donna qui ha avuto una promessa. Suo figlio fu risuscitato dai morti. E dopo questo intervento di Dio, la donna riconobbe e testimoniò con le sue labbra che quest'uomo... Questo Elia è un uomo di Dio. Oggi vi chiedo, abbiamo compreso tutti? E possiamo dire lo stesso dell'Elia che Dio ha mandato ai nostri giorni? Possiamo dire con piena convinzione? Sì, ora so che sei un uomo di Dio e che la parola del Signore nella tua bocca è verità. Possiamo dire tutti questo? Possiamo affermarlo con un amen nel cuore? Solamente coloro. Per i quali vengono inviati un messaggero e un messaggio lo riconoscono. Gli altri no. E incontrerete sempre persone che vi diranno: Sì, non c'è stato un solo uomo di Dio. Pensa al fratello tal dei tali, all'evangelista tal dei tali. E all'uomo di Dio tal dei tali. Considerate quanti grandi uomini di Dio ci sono stati in questa generazione. Sì, siamo volentieri d'accordo con questo, ma ora viene la domanda: in quale bocca la parola di Dio è rimasta la pura verità attraverso chi Dio ha potuto parlare ai nostri giorni la maggior parte non ha riconosciuto la verità e non ha potuto predicarla altri che avevano riconosciuto alcune verità bibliche hanno avuto paura che le loro casse non fossero più a posto e che le masse non venissero più. Io preferirei entrare nel regno dei cieli come un mendicante e aver reso ricchi molti mendicanti piuttosto che morire da ricco e finire dove è finito l'uomo ricco. Vi rendete conto di cosa si tratta? Non si tratta soltanto di dire, oh, sta arrivando un grande evangelista, dovreste ascoltarlo. Oh, avvengono guarigioni, e questo e quello. Quando Dio fa qualcosa, gli siamo molto grati per questo, indipendentemente da chi lo fa. E se oggi faccio questo commento qui, Dio mi perdoni. Ma sto solo ripetendo ciò che il fratello Branham stesso ha detto. Lui ha detto letteralmente che non è l'Evangelista, ma la fede del malato che tocca il Signore e Dio gli risponde. E in questo contesto lui menziona, potete leggerlo voi stessi nel sermone, che quando le persone si recano in un luogo di pellegrinaggio nella convinzione che Dio si rivelerà a loro, allora Dio si rivelerà a loro. Egli dice letteralmente che la guarigione è legata solamente alla fede. Ci sono altre cose che sono legate all'obbedienza. Ed è per questo che Paolo scrive che vogliamo operare l'ubbidienza della fede tra tutte le nazioni gentili. Probabilmente si trova in Romani capitolo 16. Qui si tratta di molto di più di un grande uomo che viene e di grandi cose che accadono. Abbiamo il diritto di ascoltare la parola di Dio come pura verità, non come interpretazione, non come ciò che gli uomini ne hanno fatto, ma la parola di Dio come seme originale deve essere piantata nei nostri cuori. E poi vi chiedo questo pomeriggio, quale grande uomo di Dio ha proclamato tutte le verità bibliche? Chi ha predicato le cose sulla deità, sul peccato originale, sul battesimo biblico e tutto ciò che ne consegue? Elia che Dio ha mandato prima della seconda venuta di Gesù Cristo. E lui sapeva che si sarebbe fatto più nemici che amici. Con lui ho sperimentato non solo gli anni 60, ma anche la seconda parte degli anni 50, quando lui era molto celebrato, invitato ovunque e autorizzato a predicare. Ma poi arrivò la rivelazione sulle sette epoche della Chiesa. Poi si passò da una cosa all'altra e improvvisamente fu etichettato come un falso insegnante, un falso profeta. La gente cominciò a mettere in guardia contro di lui. Ma noi abbiamo riconosciuto e testimoniato una cosa. Sappiamo che lui era un uomo mandato da Dio e che la parola del Signore nella sua bocca non era falsificata, ma era la pura e assoluta verità. Questo rimane vero per tutta l'eternità. Una cosa è parlare della verità e un'altra cosa è essere penetrati dalla verità ed essere nella verità. Sì, ora so che tu sei un uomo di Dio e che la parola del Signore nella tua bocca è verità. Prima ho fatto il paragone che tutti i predicatori, tra virgolette, leggono dalla stessa Bibbia ogni domenica e in ogni occasione in tutte le chiese e chiese libere in tutto il mondo cristiano. E tutti vanno nella loro propria direzione e tutti hanno le loro interpretazioni è così o è diverso se è diverso allora ditemi che ho vissuto oltre la realtà no è così e poiché è così Dio ha mandato il suo profeta con la sua parola affinché possiamo essere strappati da ogni cosa e ricondotti alla verità della parola divina. Il profeta Geremia dice quanto segue a questo proposito. Geremia capitolo 8, Geremia capitolo 8 dal versetto 8. Come potete voi dire, noi siamo saggi e la legge del Signore è con noi. Sì, certo. Ma la penna bugiarda degli scribi ne ha falsato il senso. Possiamo dire di essere in possesso della parola di Dio. Lo dicevano gli scribi, lo dicevano i farisei, lo dicevano i sadducei e lo dicono oltre 900 denominazioni diverse. Siamo nella parola del Signore o abbiamo la parola di Dio? E qui dice sì, certo, ma la penna bugiarda degli scribi ne ha falsato il senso. Sapete, una volta abbiamo fatto un paragone qui. Saulo da Tarso non sedeva ai piedi di Gesù, ai tempi del Signore, ma ai piedi di Gamaliele. E la grande opera di Dio gli era passata accanto come se nulla fosse. Lui era così impegnato a farsi insegnare e istruire nelle scritture che non aveva tempo di occuparsi dell'effettivo adempimento delle sacre scritture. E che cos'era? Esattamente come oggi. La penna bugiarda degli scribi ne ha falsato il senso. Possiamo essere in possesso della parola di Dio e della legge divina. Possiamo avere l'Antico e il Nuovo Testamento. E quando il nemico viene e ci inganna, come ha fatto con Eva, allora la parola non è più nella forma originale in cui Dio l'ha pronunciata. In quel momento non è più pura e non è più verità assoluta ma è stata distorta dagli uomini. Dunque, quando la donna disse, ora riconosco che sei un uomo di Dio e che la parola del Signore nella tua bocca è pura verità, vi prego allora di comprendere ciò che stava cercando di dire, chiaro e semplice. Non sei stato tu, ma Dio a parlare attraverso di te. Tu non hai interpretato e spiegato, hai parlato e Dio l'ha confermato. La parola del Signore nella tua bocca è verità. La domanda che tutti dobbiamo porci ora è... Non solo le grandi chiese, le denominazioni e le associazioni, gli evangelisti e i predicatori, ma io a me stesso e tu a te stesso. Tutti dobbiamo porci questa domanda. In primo luogo, naturalmente, è rivolta ai predicatori della parola di Dio. Se qualcun altro dice qualcosa che non va bene, non ha un grande impatto. Ma quando ascoltiamo un uomo di Dio, come il fratello Branham, allora la cosa deve essere giusta. E vi dico che più ascolto, più sono penetrato da questa parola di Dio rivelata. Non posso descriverlo a nessuno. Ci sono stati anni in cui ho pensato, oh, fratello Branham, ti sei già ripetuto qui e l'hai già detto in un altro sermone. Oggi tutti questi pensieri non ci sono più. Oggi sono grato che Dio abbia parlato con semplicità perché Dio si rivela nella semplicità. Non prende una persona che può fare un discorso raffinato, ma prende una persona che ha affinato in modo da poter parlare attraverso di lui. Questa è la grande differenza. Chiunque può tenere un discorso raffinato. Ma Dio può parlare soltanto attraverso qualcuno che ha affinato e reso adatto. Sì, siete in possesso della legge divina, ma la penna bugiarda degli scribi ne ha falsato il senso. Verità e menzogna sono così vicine. E al mondo esterno sembrerebbe che la menzogna abbia la sua origine da qualche parte, forse nella verità. No, nel Nuovo Testamento è scritto che nessuna menzogna ha origine nella verità, perché Satana è un bugiardo fin dall'inizio. Lui non può creare e non può portare la parola di Dio nell'originale. Dio è il creatore e Dio ha pronunciato la sua parola. Satana prende la parola di Dio e la dà alle persone in una forma leggermente diversa. E allora loro non hanno più la parola di dio come pura verità ma un'interpretazione mista una parte della parola di dio sufficiente a far sì che il popolo creda in dio e abbastanza della sua propria interpretazione per metterci dentro il veleno della morte e questo e ciò che abbiamo osservato fino ad oggi molti uomini di Dio chiamiamoli così perché no? hanno lavorato hanno predicato hanno mostrato a molte persone la via di Cristo e non vogliamo assolutamente sminuire questo ministero ma va un po' più in profondità. Si tratta di qualcosa di più, si tratta di verificare ogni cosa con la parola di Dio e di confrontare tutto per vedere se corrisponde. Durante il mio ultimo viaggio, o piuttosto a gennaio, no, a febbraio, il fratello più giovane di un seminario biblico, non quello di cui ho scritto, ma un seminario biblico per credenti, mi ha posto la domanda, fratello Frank, come spieghi Genesi capitolo 1, versetti 26-28? Cioè la parola: facciamo l'uomo, se credi nell'unità di Dio. E io ho detto, fratello, prima di tutto dimmi quanti creatori ci sono, uno o più. Se più di uno voglio sapere quanti. No, lui ha detto c'è un solo creatore. Io ho detto, è quello che dice la Bibbia e lo credo. Sì, ma lui ha detto... Facciamo, e ho semplicemente detto al fratello. Eravamo ancora seduti lì con alcuni fratelli. Lui era solo l'interrogante. Ho detto: Fratelli, andiamo alla riunione stasera e predichiamo. Mi guardavano tutti. Non avevo risposto alla domanda, o almeno così sembrava. Eppure avevo risposto, e ho detto: chi predicherà stasera, tu o io? Ho detto, io predicherò e voi ascolterete. E chiunque legga Giobbe capitolo 38 può vedere esattamente dal versetto 4 che il Signore Dio parlo agli angeli, ai figli di Dio che erano presenti quando Lui fondò la terra. La contraddizione è nel cuore degli uomini perché hanno letto la teologia e non hanno ricevuto la parola di Dio nel loro cuore. Le interpretazioni degli scribi hanno reso la parola una menzogna, hanno capovolto le verità di Dio. Ma grazie siano rese al Signore che ci ha guardato con benevolenza e ci ha ricondotti alla sua parola in questi ultimi giorni. Vorrei leggere dal Vangelo di Giovanni un passo che è molto familiare a tutti noi, eppure in questo contesto dovrebbe parlare a tutti noi affinché riconosciamo quanto sia importante che Dio ci abbia ricondotti alla sua parola. E prima di leggere, lasciatemi dire quanto sia importante che nessuno interpreti nulla della parola rivelata o la metta insieme a modo suo, ma che ognuno lasci stare ogni parola così com'è e la creda con tutto il cuore, allora non ci sarà confusione. Si tratta quindi della verità, che è la parola di Dio. Leggo al riguardo in Giovanni capitolo 8, Vangelo di Giovanni capitolo 8, versetto 45. E a me, perché dico la verità, voi non credete. Chi di voi mi convince di peccato? Se dico la verità, perché non mi credete? Chi è da Dio ascolta le parole di Dio. Per questo voi non le ascoltate. Sono giunto alla conclusione davanti al volto di Dio che noi come Chiesa della Parola, non come Chiesa dell'interpretazione, ma come Chiesa della Parola, dobbiamo ritornare al punto che ogni parola di Dio può essere confermata da noi che crediamo alla parola di Dio di vero cuore e che la gente possa vedere e sentire non solo le nostre parole, ma anche le azioni divine. Dopotutto è stato Pilato a chiedere alla fine del suo interrogatorio che cos'è la verità? Giovanni 18, versetto 34. Prima il Signore Gesù aveva già detto in Giovanni capitolo 18, dal versetto 37, allora Pilato gli disse, ma dunque tu sei re? Gesù rispose, tu lo dici, io sono re. Sono nato per questo e per questo sono venuto nel mondo, per testimoniare della verità. Chiunque è per la verità ascolta la mia voce. Pilato gli disse, che cos'è verità? E quando le persone sono davvero disperate in questo tempo, finiscono per chiedersi che cos'è la verità. Dove la verità? Chi ha la verità? Tutti sostengono di averla. Ma la pretesa, come abbiamo detto prima, non giustifica nessuno, a meno che non sia giustificata da Dio. Non dove si parla della verità, ma dove essa è realmente entrata e penetrata nel cuore e nella vita di una persona. Solo dove le persone sono per la verità. E ora viene la domanda: Che cos'è verità? Il Signore ha risposto a questa domanda per noi. Io sono la via, la verità e la vita. Lui non solo ha testimoniato la verità, ma è stato lui stesso la verità. I profeti e gli uomini di Dio non solo proclamavano la verità divina della parola, ma erano parte di questa parola ed erano completamente impregnati della verità divina e dello spirito di Dio. Perciò potevano dire, così dice il Signore. E dopo che il Signore ha parlato, tutte le domande trovano risposta. Credo che nessuno di coloro che leggono da tempo i sermoni del fratello Branham sia ancora all'oscuro di dove sia la verità e di chi l'abbia predicata. Non mi interessa fare paragoni, ma non mi sono forse seduto allo stesso tavolo con tutti gli altri grandi evangelisti? Non li ho ascoltati tutti? Non ho forse tradotto io stesso alcuni di loro? Uno dei più grandi di loro? Non mi ha forse fatto una grande offerta? per diventare un manager europeo guidare una opel captain e avere uno stipendio annuale o mensile che la maggior parte di loro non ha mai nemmeno sognato non parlo come uno che ha sentito qualcosa da qualche parte e non sa nemmeno dove sia la torre ma rinuncio a tutte le torri e a tutte i loro rintocchi di campane, perché sono torri di Babele e le persone sono tenute nel modo più pio nella confusione e le anime preziose non lo meritano. Esse sono redente tramite il sangue dell'agnello e Dio ha il diritto di chiamarle fuori e di condurle. Affinché possa rivelarsi loro. Certo, all'epoca ero il più povero di tutti. Avevo speso tutti i miei soldi in viaggi missionari. Avevo lavorato in una miniera profonda più di un chilometro e avevo guadagnato duramente i miei soldi. Ho predicato e lavorato per 15 anni, non importa dove e come. Ho visto più oro di quanto ne vedrete mai nella vostra vita. Ho lavorato in una miniera d'oro e ho guadagnato duramente i miei soldi, ma poi tutto è finito. Avevo una vecchia Volkswagen, quindi non dovevo guardare fuori dal finestrino per vedere la strada. Dovevo togliere solo il tappetino perché era tutta arrugginita. E poi Potevo vedere la strada e quando una simile offerta arriva in un momento del genere, e non mi vergogno a dirlo oggi, allora avevamo dei letti di ferro dell'ufficio di assistenza sociale e ci dormivamo sopra. I nostri comodini erano scatole di arance che prendevo lì il venerdì dopo il mercato settimanale e li decoravamo con della bella carta in modo che sembrasse un po' più ragionevole. E in tale momento un uomo viene da un povero di Krefeld e gli chiede di essere il suo grande manager. Ma io ero troppo piccolo per questo. E eh, sapete, ho ascoltato per un bel po'. Per me questo pomeriggio non è una cosa facile. Ne parlo solo per dirvi che il nemico può arrivare in un'ora di prova e poi saremo messi alla prova. Io non volevo abboccare. E lui mi disse: Senti. Ho sentito dire che Colonia è una bella città e ha una bella cattedrale. Non pensi che dovremmo fare una gita a Colonia insieme questo pomeriggio? Io risposi: Se vuoi, e poi siamo andati. E siamo ritornati. Ed era quasi ora. Era quasi ora. E sapete cosa fece allora? Disse, caro fratello, hai sentito parlare del fratello Branham? Oh, disse, ascolta, quello è il mio amico del cuore. Quindi in inglese il mio amico del cuore, il mio amico molto stretto, quindi il mio carissimo amico. Nella riunione che lui ha tenuto nello stato di Washington, nella città così e così, Dio ha parlato al mio cuore? Questo è stato il mio inizio. Disse, sono molto felice di questo e voglio anche dirti che sto già traducendo i sermoni del fratello Branham e intendo pubblicarli. Santo cielo, avreste dovuto sentire lo stesso uomo. È saltato su. Il suo volto e il suo tono erano completamente diversi. Questi sermoni hanno già causato tanta confusione in tutto il mondo. E così è venuto verso di me. Gli dissi, aspetta un attimo, non mi hai ancora assunto, non ho ancora uno stipendio. Finora ho tanto da dire a te quanto tu hai da dire a me. E con la presente ti comunico che non ci può essere una collaborazione tra di noi. Si trovano abbastanza persone e loro dicono, finché pensano di poterti vincere, oh sì, il fratello Branham, nessuno può eguagliarlo, così umile, così benedetto da Dio, così usato, ciò che Dio ha fatto attraverso di lui, non l'ha fatto attraverso nessun altro molti lo confessano. E poi quando si arriva al punto, cioè alla parola, alla verità di Dio, improvvisamente le persone cambiano e non le riconosci più. Che cos'è? In quel tempo la donna disse al profeta Elia, riconosco che tu sei un uomo di Dio e che la parola del Signore nella tua bocca è verità. E noi abbiamo riconosciuto che Dio ha mandato un uomo con la sua parola rivelata. E la parola è la pura e assoluta verità. E chi non l'accetta ha poche possibilità di essere liberato dall'errore. Il Signore dice infatti, voi conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Noi non possiamo liberare noi stessi. La verità, la parola di Dio, realizza in noi ciò per cui è stata mandata. E allora nella sua interezza non è più l'opera dell'uomo, ma l'opera del nostro Dio. Come sapete, viviamo certamente negli ultimi giorni e la venuta del Signore è dietro l'angolo. Chi può ancora chiedere cosa sia la verità? solamente coloro che non hanno ancora accettato Gesù Cristo come verità divina e la sua parola come verità divina. Tutti parlano di Cristo e potete credermi sulla parola. Quando ho parlato con la medium, lei mi ha detto in faccia, quando le ho detto che quelle cose sono del diavolo, poi ha detto che non c'è nessun diavolo, c'è solo Cristo che si rivela a noi. E potete immaginare, sapevo che lei era una medium, era a Krefeld nella Greifstrasse e ho capito subito che era in combutta con Satana. E quando le ho detto che veniva dal diavolo, mi ha risposto il diavolo non esiste. È un'invenzione per spaventare la gente. Esiste solo Cristo. Stranamente, queste persone non nominano nemmeno il nome di Gesù. Parlano solo di Cristo e si suppone che sia stato Cristo a rivelarsi a loro in quel luogo. Cristo è Dio rivelato in forma umana. Lui è la parola fatta carne, la verità assoluta. E tutti coloro che sono in Cristo sono stati penetrati da questa verità divina. Proprio ieri... Mi è stata posta la domanda, che ne è di tutte le cose che si fanno nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo? Abbiamo imparato per la grazia di Dio di che cosa si tratta e che sotto una veste cristiana si fanno molte cose che non sono di Dio. Vogliamo che il Signore si faccia valere, che si riveli veramente a noi. E poi dobbiamo distinguere dove si trova la verità e cosa è la verità. E qui dice non solo che il Signore Gesù avrebbe detto chi è da Dio ascolta le parole di Dio. Ma Giovanni lo dice in modo simile in 1 Giovanni capitolo 4. Noi siamo da Dio. Chi conosce Dio ci ascolta. Chi non è da Dio non ci ascolta. Da questo conosciamo lo spirito della verità è lo spirito dell'errore. Ho letto nella prima epistola di Giovanni capitolo 4 il versetto 5. Qui non si parla solamente della verità, ma anche dello spirito della verità. Lo spirito della verità è nella verità e ci guida in tutta la verità. Lo spirito dell'errore viene dal nemico e distorce la parola di Dio per noi. Se Eva avesse avuto la minima idea di cosa sarebbe successo, se avesse dato retta al serpente, non si sarebbe fermata. Non avrebbe intrapreso una conversazione se avessi avuto anche solo la minima idea di ciò che la storia avrebbe comportato. Ma lui le disse: Ascolta, diventerai saggia, i tuoi occhi si apriranno. A che serve diventare saggi? E a che cosa serve che i miei occhi si aprano quando sono stato separato da Dio e devo morire? Vi rendete conto delle cose con cui opera il nemico? Oh, sarete in grado di distinguere il bene dal male? Sarete saggi? I vostri occhi si apriranno? I loro occhi sono stati aperti. Ma non chiedetemi in che modo. Se Adamo avesse saputo anche solo minimamente cosa avrebbe comportato ascoltare con tanta attenzione ciò che veniva detto, se lo avesse saputo il suo orecchio sarebbe stato sordo alla voce che parlava e si sarebbe ricordato della parola originale di Dio e avrebbe detto Dio ha parlato questo è sufficiente quello che gli altri hanno da dire possono dirlo a chi vogliono ma non a me e oggi vediamo che catastrofe è arrivata. Ogni morte, ogni malattia, ogni cosa, fin dall'inizio, si è abbattuta sull'umanità. Non solo ci sono stati aperti gli occhi sul fatto che eravamo perduti e separati da Dio, ma anche sul fatto che Gesù Cristo, chiamato il secondo Adamo è morto sulla croce del Golgotha e che abbiamo trovato la riconciliazione e la grazia. Per noi, questa considerazione consiste nel trovare e credere nei nostri cuori ciò che Dio ci ha rivelato dalla Sua parola per questo tempo. E se nel profeta Geremia leggiamo che essi erano in possesso della legge divina, Paolo lo spiega perfettamente in Romani capitolo 9. A voi appartiene l'adozione, il patto, la legge, tutto vi appartiene. E cosa dice? Se potessi portarvi in Cristo, vorrei essere io stesso anatema. Loro avevano la legge, ma non riconoscevano il legislatore che stava davanti a loro. Lo sapete tutti, lui era l'angelo del patto ed è scritto in Giacomo da qualche parte. Lo vedo già in Giacomo, capitolo 4, versetto 12. Uno soltanto è il legislatore e il giudice. Il medesimo che camminava sulla terra nel corpo di carne. Era il medesimo che parlava nel corpo spirituale lì sul monte Sinai come angelo del patto. E se volete leggerlo, potete leggere anche Atti capitolo 7, i versetti da 36 a 38 e molti altri passi che lo testimoniano. Qui vediamo l'opera di redenzione. Dio ha riconciliato l'umanità con sé. L'umanità aveva peccato in questo corpo terreno e in questo corpo terreno il Signore è entrato e ha pagato il prezzo sulla croce del Golgotha e dovrete rileggerlo in questo sermone il segno lì il fratello Branham lo approfondisce e dice che Nell'Antico Testamento il sangue degli animali sacrificali o la vita di questi animali non poteva ritornare nella vita umana. Il sangue veniva sparso come indicazione che il sangue dell'agnello sarebbe stato sparso. Poi lui lo approfondisce, dice che... Era molto diverso con la vita di Dio in Cristo. Egli ha sparso il suo sangue e la sua vita è entrata in noi perché la vita è nel sangue. Così sta scritto. Anche questo potrei leggervelo con un po' di difficoltà, ma sapete tutti che è scritto. Probabilmente nel libro del Levitico: che la vita è nel sangue. Eccolo qui, Levitico, capitolo 17. Qui è scritto, versetto 11, poiché. La vita della carne è nel sangue. Per questo vi ho ordinato di porlo sull'altare per fare l'espiazione per le vostre vite. Perché il sangue è quello che fa l'espiazione per mezzo della vita. La vita era nel sangue. Il sangue è stato sparso affinché fossimo riconciliati e la vita divina che era in Cristo fosse in noi. E questo è Cristo in noi, speranza di gloria. Fratelli e sorelle, amici, Vorrei soltanto potervi portare ciò che è stato esposto qui questo pomeriggio in modo balbettante, così come mi è stato mostrato e presentato con collegamenti nel momento in cui sono stato condotto dallo Spirito di Dio in questo argomento. Crediamo con tutto il cuore che Dio ha mandato il profeta Elia prima del grande e terribile giorno del Signore. Crediamo che lui era un uomo mandato da Dio, nella cui bocca la parola del Signore era verità. Quando si parla di eternità, allora dobbiamo essere assolutamente certi. Allora abbiamo bisogno dell'assoluto. E il fratello Branham lo ha detto in modo splendido. Il mio assoluto è la parola di Dio. E questa parola di Dio... Io ve la porto. E con questo siamo soddisfatti e grati a Dio di essere stati ritenuti degni di ascoltare questa inalterata, pura, santa, rivelata parola profetica e che ci è stato permesso di riceverla per grazia. Ora. Deve prendere forma in noi, deve diventare carne, deve potersi realizzare attraverso di noi ciò che egli ha promesso nella sua parola. Ricordiamo che in principio era la parola, l'interpretazione è venuta dopo. Nel frattempo... Ci sono state molte interpretazioni, ma alla fine la parola è la stessa come era al principio. Perché il nostro Signore è il primo e l'ultimo, è l'alfa e l'omega. E come la Chiesa era all'inizio, così sarà alla fine. E oso credere che Dio sia in grado di fare cose ancora più grandi. Perché dobbiamo essere portati in alto e incontrare il Signore. Non preoccupiamoci. Ora Dio ci guiderà passo dopo passo attraverso i sermoni forniti. Non leggeteli una sola volta. Prendete due o tre pastelli colorati. Forse pensate che non andiamo più a scuola, dove si disegna un po' al primo o al secondo anno. Siamo alla scuola di Dio. La parola discepolo significa studente. È la stessa parola. Siamo studenti nella grande scuola del nostro Dio. Abbiamo ricevuto molte lezioni profetiche, molti insegnamenti. E quando ora sottolineiamo i punti salienti, vogliamo soltanto affermare e dire Signore, ora ho afferrato ciò che hai detto a me e a noi. E vedrete che la benedizione del nostro Dio dovrà scendere in modo potente. Tutti coloro che credevano che Giovanni fosse un uomo mandato da Dio, vennero, ascoltarono e furono battezzati dopo aver creduto. Così è ora. Siamo usciti dal periodo intermedio in cui ognuno poteva fare quello che voleva. Siamo stati messi in una fase in cui sappiamo esattamente che Dio sta percorrendo l'ultimo tratto di strada con la sua Chiesa. Che tutti noi possiamo dire con il cuore, senza alcuna ritenzione, senza alcuna riserva, sì, riconosco in verità che tu sei un uomo di Dio e che la parola del Signore nella tua bocca è la verità. Da parte mia, ho saputo riconoscerlo con gratitudine che l'uomo mandato da Dio ha portato la parola del Signore. E voglio portare avanti questa parola in questo modo, senza dare la minima interpretazione. Non credo che la sposa chiamata fuori sia destinata ancora una volta ad ascoltare l'interpretazione del nemico. Credo che, come ha detto il Signore, chi è per la verità ascolta la mia parola. E a coloro che non hanno voluto ascoltare ha detto, voi non mi ascoltate perché non siete per la verità. Cari fratelli e sorelle, noi crediamo di essere per la verità. Facciamo in modo che il nemico non ci riempia le orecchie di altre cose, ma che riceviamo la parola di Dio con un cuore fine e buono e che la conserviamo. Il nemico parla ancora attraverso molti uomini, ma oserei dire che la parola del Signore è arrivata ai profeti, al plurale, ed è venuta a quel profeta al singolare. Non lui, ma Dio ha parlato attraverso di lui. E lui lo ha sottolineato ancora e ancora. E noi possiamo crederlo di cuore. Che nessuno scriba o studioso di messaggi interpreti più la verità in alcun modo. Rinunciate a qualsiasi interpretazione. Lo dico, oh, non lo sapete ancora. Ci sono ancora cose che non sono state tradotte. E quando vi dico che quando sentirete tutto questo, oh, i vostri occhi si apriranno. Sì, certamente. Molti hanno già fatto gli occhi grandi, altri li avranno ancora. So cosa sto dicendo oggi e so che lo sto dicendo nel nome del Signore. Anche se non ho potuto portarlo come l'ho ricevuto dal Signore, vi chiedo di prenderlo tutto a cuore e di prestarvi attenzione, perché accade allo stesso modo. Oh, pensiamo che stiano arrivando dei fratelli molto umili, o oh, potrebbero indossare la giacca al contrario. Possono indossarla al contrario per apparire umili all'esterno e dare l'impressione di attingere a risorse abbondanti. Io credo che Dio abbia attinto a risorse abbondanti e che nelle predicazioni del fratello Branham sia stata data la piena, assoluta e definitiva rivelazione divina. E vi dico anche che chi non si accontenta di questo, con lui accadrà quello che è accaduto nel giardino dell'Eden. Direte voi, eh? A me? Non può certo accadere a me. E io sono, chi sei? Non sapevo chi fossi. Le cose possono accaderci così rapidamente e non ce ne accorgiamo nemmeno. Non riusciamo nemmeno a valutare la catastrofe perché i nostri occhi possono vedere solo in modo limitato e anche nello spirituale che Dio mi dia la grazia, possa Egli dare la grazia a voi. Vi dico che non ci sono otto messaggeri e non c'è più nessuno che possa pretendere di svolgere un ministero profetico. La causa di Dio è data a noi ed è giunta a compimento nella piena rivelazione di Gesù Cristo e della sua parola. Quando avremo ricevuto nel nostro cuore tutto ciò che Dio ha detto per mezzo della bocca designata, non dovremo più preoccuparci né del rapimento né della fede del rapimento. Non pensate che io abbia dormito per tutti questi anni, anch'io ho letto e mi sono immerso in questo. Ma ora è giunto il tempo in cui scocca l'ora di Dio e tutti noi veniamo coinvolti passo dopo passo. Ora è importante non perdere il collegamento con l'opera di Dio. Salire a bordo andare avanti nel profondo del nostro cuore. Dio si occuperà del resto. Che Egli ci benedica tutti dalle ricchezze della sua grazia. Amen. Amen.